Buongiorno gente, anzi dovrei dire buonasera perché è tardi, è domenica sera e oggi va così, ho fatto tardi, quindi si filma con la luce, è una cosa che non faccio da tempo, però si sta avvicinando l'inverno, lo capisco dal fatto che manca la luce, questa casa è un po' buia, quindi ci tocca. A proposito dell'inverno, appena si abbassano leggermente le temperature, io comincio a sognare l'autunno, l'inverno e le temperature basse e di conseguenza comincio a sognare gli outfit da tempo freddo. Per cui ho fatto già un po' di danni, sono già andata a fare un po' di shopping, però solo di cose assolutamente utili e indispensabili, quindi cose che non avevo nell'armadio. Andiamo subito al dunque e ripercorriamo insieme tutti gli acquisti che ho effettuato. Partiamo subito da quello che all'inizio può sembrare quello meno entusiasmante, però per me lo è tantissimo. E stranamente, lo dico per me, stranamente, sono riuscita a fare shopping da Primark. Wow! Sono rimasta stupita anch'io, però ci sono andata con un obiettivo e sono riuscita a raggiungerlo. Allora, sono andata lì per comprare un pensierino per una ragazza che compie gli anni e questa ragazza ha una cosa molto particolare, nel senso che ha una passione per i calzini strani, i calzini particolari, quindi sono andata a fare scorta lì, spero almeno qualcuno di questi possa essere un pochino all'altezza di quello che cerca lei di solito. Allora, questi qua nello specifico mi sembrano davvero molto molto simpatici. Ci sono questi qua gialli con lo smile e poi questi qua con lo yin yang di diversi colori, molto originali. Poi questi qua sono dei calzini della collezione To All The Boys I've Loved Before. E sono veramente molto molto carini. Questi forse non li apprezzerà moltissimo, però io ci provo. Ne ho presi tanti apposta per questo motivo. Questo dice To All The Boys, questa semplicemente dei lucchetti a forma di cuore. Ovviamente sulla parte sotto c'è il titolo. E poi qua Meet Cute, quindi dei cupcake molto molto carini. Poi questi qua della serie Disney con il topolino sopra e poi questi qua di Lilo e Stitch. Questi sono i miei preferiti tra tutti, forse insieme a questi, non lo so. Sono un po' indecisa anche perché sono tutti carinissimi, per cui se cercate calzini un po' particolari, lì sicuramente riuscite a trovarne. Poi per fare il pacchettino ovviamente ho comprato un sacchettino, però ne ho trovati tanti carinissimi e quindi ho deciso di comprarli per altre future occasioni. Quello che userò per lei è questo qua, molto simpatico e molto molto carino, per cui lo userò per il suo regalo. Poi ne ho preso un altro carinissimo, With Love, con i cuori grigi sopra e poi questi qua con i cuoricini rosa che sono davvero molto molto carini. Per me invece ho comprato delle cose che mi hanno lasciato un po' stupita perché non me l'aspettavo di trovarle lì da Primark. La prima tra queste è questo, chiamiamolo accappatoio, però sembra più una camiciona lunga, però io l'ho preso con l'obiettivo di indossarlo come accappatoio quando esco dalla doccia oppure per quando mi preparo per uscire, perché lo posso tenere su fino a quando mi trucco, mi faccio i capelli senza dovermi poi vestire subito coi vestiti che userò per uscire, perché è una cosa che non mi piace. Quindi posso indossare questo che è molto facile da tenere su e soprattutto non è troppo pesante, perché a me gli accappatoi troppo pesanti non piacciono perché mi fanno sentire troppo caldo. Questo è in cotone organico, ovviamente è in colori neutri, quindi righine bianche e beige, per cui non potevo lasciarlo lì semplicemente. Poi altre cose che ho preso per me, queste due cosine qua che sono i due pezzi di un pigiama. Ne avevo bisogno perché i miei pigiami sono quasi tutti consumati e questo l'ho trovato davvero bellissimo, tra l'altro era anche in saldo, è in cotone 100%, ovviamente
Io non posso sopportare la roba sintetica di giorno, tantomeno di notte, per cui questa è la ragione principale. Poi devo dire che è davvero molto molto bello. Il cotone, se lo scegli con testa da Primark, è davvero bellissimo. Sto indossando le cose di Primark tutte insieme perché compongono il loungewear set perfetto, ovviamente indossate insieme. Questa camicia barra accappatoio è davvero perfetta, comoda, fresca e non troppo pesante come piacciono a me. La adoro davvero tantissimo. Mi spiace per la luce perché non riuscite a vedere proprio benissimo tutto quanto, però sono certa che ci saranno tantissime altre occasioni per vederle meglio tutte queste cosine. Ma se andate da Primark, cercate nel posto più nascosto possibile, sarà lì. Poi il pigiama è davvero bellissimo, a me piacciono un sacco questi pigiami così, un po' vintage. Sembra una cosa non troppo moderna, però è esattamente il tipo di pigiama che preferisco io. È davvero molto molto carino e molto comodo. Io adoro dormire in pantaloncini e maglietta, odio quei pigiami che sono tipo a vestito perché li trovo veramente inutili, si arrotolano intorno al collo e basta. Finito con gli acquisti di Primark, si passa agli acquisti di H&M e qui non ho comprato moltissime cose, però ho comprato una cosa molto molto carina. Ho preso questo Dolce Vita in Modal, forse, se non ricordo male, ma è davvero morbidissimo, è la cosa più morbida del mondo. È 95% Modal e il 5% Elastan, ma è la cosa veramente più comoda e più cosy che abbia mai toccato. E tra l'altro, guardate bene il colore. Insolito per me, ma questo forse vuole suggerirci una cosa, e cioè che mi sto molto molto ma molto timidamente riavvicinando ai colori anche per la stagione fredda. Mi è piaciuto talmente tanto questo azzurrino che semplicemente non ho potuto lasciarlo lì. Questo sarà perfetto in autunno, ma anche in inverno, come strato sotto un blazer o semplicemente indossato così com'è, abbinato a un paio di jeans o un paio di pantaloni. Questo blazer è davvero un acquisto azzeccatissimo, so già che lo indosserò non stop, sia da solo che con magari sopra un blazer. Per l'occasione ho tirato appunto fuori il mio blazer marrone e come immaginavo è un ottimo modo per rendere un outfit un pochino più originale. Questa sarà la mia divisa per l'autunno. Ciò che lo rende perfetto per essere indossato sotto qualcos'altro è il fatto che è super super sottile e quasi una seconda pelle. Il secondo articolo acquistato da H&M non è una cosa per me, ma una cosa per la casa. Sono andata lì per fare un salto e ho trovato in saldo questa tovaglia qua. Ovviamente questa è l'ultima settimana di saldi e questa era scontata al 50%. È una tovaglia in lino 100% e delle dimensioni che tra l'altro cercavo io, quindi rettangolare per il mio tavolo. È davvero bellissima. Io adoro le tovaglie un pochino più scure, preferisco quelle in lino. E questo è stato davvero un ottimo acquisto, non vedo l'ora di utilizzarla. Passiamo ora agli acquisti proprio indispensabili. E questi sono delle cosine che ho acquistato da Levi's. Aia. Ma perché ci si taglia sempre con la carta? Allora, da Levi's ho acquistato un paio di calzini perché voglio essere alla moda e ora vanno i calzini un pochino più lunghi che fuoriescono dalla scarpa e che hanno una scritta, e quindi mi sono fatta convincere. Tra l'altro sono davvero morbidissimi e molto spessi, per cui vanno bene anche per la stagione un po' più fredda, quando magari li utilizzerò con gli stivaletti e rimarranno nascosti. La seconda cosa acquistata da Levi's sono ovviamente un paio di jeans. Negli anni ne ho acquistati diverse paia, ma non ho mai buttato un paio di Levi's perché sono davvero indistruttibili, e quindi ho trovato questo jeans qua, Ribcage Straight,
l'ho indossato, mi sono subito innamorata, quindi l'ho comprato. Sono davvero bellissimi e, come dicevo prima, durano per sempre, per cui sono un ottimo investimento. Questi jeans sono davvero la cosa più bella del mondo, sono davvero perfetti per il mio tipo di fisico e sento che diventeranno il mio paio di jeans preferito. Tra l'altro sono riuscita finalmente a trovare la lunghezza giusta per me, per non doverli più accorciare, e a quanto pare è la 27 di Levi's. Un altro acquisto assolutamente indispensabile in autunno è un piumino. Questo lo volevo letteralmente da secoli e per caso sono andata in questo negozio qua, Ceres, di Albese con Cassano, per accompagnare il mio ragazzo. E ho trovato questo piumino scontato, l'ho pagato 153 euro, e 30% in meno rispetto al prezzo originale, e sono davvero contentissima. Questo sarà un salvavita nelle temperature un pochino più fresche in autunno, però lo posso anche indossare sotto i cappotti in inverno, perché io adoro indossare i cappotti, però non sono tutti molto pesanti, e quindi avere uno strato caldo sotto è sempre un'ottima cosa. Se c'è una cosa certa è il fatto che i piumini Colmar non hanno bisogno di presentazione, introduzione, li conoscete penso tutti, e questo è puramente un acquisto necessario per la stagione fredda. E uno a metà tra quelli più sportivi e quelli più eleganti, perché ho tutti i cappotti e giubbotti un pochino più eleganti, più particolari, e quindi mi serviva proprio un piumottino semplice che si adattasse facilmente a diverse tipologie di outfit. Infatti va bene anche con un dolce vita, non hai nemmeno bisogno di indossare una sciarpa. Proprio perfetto. Tra l'altro ho avuto super fortuna perché era l'ultima taglia rimasta tra quelle più piccole ed è una 38 italiana e mi sta alla perfezione, anche la manica non è troppo lunga, quindi sono davvero contentissima. Ora passiamo a quello che sembra diventare il mio crush del momento, e cioè mango. Quando arriva l'autunno e l'inverno, per me mango diventa il posto in cui vado sempre a cercare cose, perché le adoro semplicemente. Le cose autunnali, invernali da mango sono quelle che proprio rispecchiano di più i miei gusti. Sono entrata oggi per cercare un po' di ispirazione e ovviamente non potevo uscire senza comprare qualcosa. Allora, non so cosa farvi vedere per primo, perché mi piacciono tutte le cose tantissimo. Partirò da questa che è stata il primo crush. Questo gilet a fiori, ci sono un po' di fiori diversi, qualcuno bianco tipo uovo, qualcuno verde, qualcuno viola, però è davvero la cosa più bella del mondo. Come vi ho detto prima, sembra che mi sto riavvicinando ai colori, e questo sembra rappresentarlo proprio in una maniera perfetta. Questo gilet qua è davvero spettacolare per me, è bellissimo e penso che lo indosserò non stop. Devo sicuramente trovare la camicia giusta per questo smanicato, che vi faccio vedere più da vicino. Come vi dicevo, i colori sono davvero molto molto belli, sono proprio particolari questi fiorellini. Ci vedo molto meglio una camicia con maniche a sbuffo, magari di un colore un pochino più morbido, non così sparato come il bianco, un beige molto chiaro e con un colletto all'inglese, quello che è proprio a metà rispetto a questo. Sono innamorata di questo smanicato, è davvero perfetto e tra l'altro utilissimo da indossare proprio in questo modo easy, ma allo stesso tempo molto elegante e un pochino più particolare. E tra l'altro tiene anche caldo, per cui quando c'è quella mezza stagione in cui non sai se vestirti pesante, leggero, cosa indossare,
aggiungi una roba così sopra e sei perfetta per uscire. Tra l'altro c'erano anche i pantaloncini, però erano abbinati a una camicetta e un cardigan, e quello era già un altro outfit per cui ho scelto lo smanicato, non potevo comprare anche quell'altra cosa perché poi lo smanicato insieme ai pantaloncini mi sembrava un po' too much. Però se dovessi tornare per comprare altre cose da Mango, sicuramente comprerei quell'outfit che è davvero bellissimo. Se vi capita di andare da Mango, sicuramente lo trovate. La seconda cosa, che però sono due cose, ve le faccio vedere insieme perché le ho viste insieme, le ho prese per provarle. E ovviamente una volta indossate non le ho potute più lasciare lì. La prima è questa magliettina qua in cotone, è una semplicissima t-shirt oversized in cotone. Cosa c'è scritto? Into lightness. Abbiamo bisogno di luce nella nostra vita, quindi into lightness, che vuol dire anche leggerezza, quindi perfetto come mood per l'autunno. Ne abbiamo tutti bisogno. E poi da abbinarci ho preso questa giacca qua, che è stato davvero amore a prima vista. Penso che non ci sia una cosa più perfetta di questa. Adesso la indosso, ve la faccio vedere e sono certa che ve ne innamorerete anche voi, però i blazer sono una delle cose che compro in autunno e che tengo in armadio per tantissimo tempo, per cui sono sempre un ottimo investimento. Questo outfit è davvero stupendo. Sono davvero molto molto entusiasta di aver trovato questa giacca, questo blazer, che tra l'altro, essendo così lungo, può essere benissimo indossato anche come cappottino leggerissimo sopra gli outfit autunnali. Questi colori sono davvero bellissimi, questo blu con queste righine lo rendono davvero molto speciale e un blazer che sarà, penso, il mio preferito nell'armadio, è davvero la perfezione. Tra l'altro anche qui è abbastanza azzeccato, le maniche potrebbero essere un pochino più corte, però in autunno o in inverno, quando lo indossi, magari ci metti sotto un maglioncino leggero e in questo modo crea un po' più volume e lo rendono perfetto ancora di più. Però io i blazer li adoro anche un pochino più oversize, con un paio di jeans e un paio di stivaletti che ancora devo trovare, preferibilmente marrone o beige, sarà davvero una bomba. Ho finito con tutti gli acquisti di questa settimana, spero di avervi dato un po' di ispirazione per cose da acquistare per l'inizio dell'autunno, spero di avervi fatto venire un po' di entusiasmo per le temperature fredde che stanno per arrivare. Il mio video finisce qui, fatemi sapere qual è la cosa che avete amato di più in questo haul, quali sono i vostri negozi preferiti per abbigliamento autunnale, fatemelo sapere qua sotto nei commenti e tra l'altro ho bisogno di ispirazione per stivali. Sto cercando stivali tipo stile cavallerizza o stivaletti stringati che arrivano poco sotto il polpaccio, ma che siano proprio aderenti sulla gamba, perché li voglio indossare con i jeans un pochino più larghi e più corti. E quindi se conoscete dei negozi anche online dove è possibile acquistare questa tipologia di stivaletti, sia gli stivaletti che gli stivali, per favore suggeritemi qua sotto nei commenti perché ve ne sarò davvero grata. Io chiudo questo video, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!